Sono banchieri, investitori, uomini e donne d'affari che nell'ultimo anno si sono distinti per la loro attività sul mercato. Sono i Best 50 che quest'anno Finance Community, in collaborazione con lo studio legale Allen & Overy, ha celebrato in un cocktail esclusivo. L'incontro è stato anche un'occasione per riflettere sulla situazione del sistema finanziario nel post-crisi. Ne abbiamo parlato con i diretti interessati. Dottor Imbert, come si è evoluta secondo lei la finanza italiana in questi 10 anni dopo il crollo di Lehman Brothers e che prospettive ci sono per il futuro? Ma secondo me si è evoluta, specialmente in Italia, in maniera positiva. È vero che abbiamo molte più regolamentazioni che non in passato, ma abbiamo nel contempo, secondo me, dei clienti che hanno imparato molto dalla crisi e si sono molto evolute. Abbiamo delle banche molto più solide e quindi credo che tutto sommato Lehman sia stata una tragedia in un certo senso, ma anche una grande lezione nell'altro. Avvocato Sennhauser, la crisi finanziaria ha spinto le istituzioni verso una maggiore regolamentazione del settore finanziario, in particolare quello bancario. Per voi avvocati, insomma, questo come si traduce, come si affianca il cliente e come si può stare al passo con i tempi? Ma è indubbiamente vero, nel senso che una delle caratteristiche più importanti degli ultimi anni è una sempre maggiore regolamentazione, soprattutto sul capitale delle banche e il rapporto tra questo e gli impieghi. Incide questa regolamentazione giornalmente sul lavoro nostro, sulla strutturazione delle operazioni. A volte la regolamentazione, ed alludo qui soprattutto a quella che riguarda le caratteristiche che devono avere i fondi di credito, soprattutto stranieri, per poter operare in Italia, a volte può essere percepita come ancora non del tutto in linea con quella che caratterizza altri mercati, non come l'Inghilterra o la Germania, che tradizionalmente erano molto diversi da noi, ma anche mercati a noi molto più vicini, ed alludo per esempio alla Spagna. Da un punto di vista settoriale, sono almeno due i fronti che nel corso degli ultimi anni hanno focalizzato l'attenzione dei professionisti. Il primo è senza dubbio quello dei crediti deteriorati. Sicuramente il tema degli NPL è ancora molto attuale, perché sebbene si sia cominciato sicuramente a gestire in maniera molto più strutturata il tema da parte delle banche, quindi se avessimo fatto la domanda 2 anni fa ci saremmo trovati un po' a metà del guado. Adesso devo dire la strada è stata indicata, vuoi la pressione del regulator, vuoi lo sforzo fatto dalle banche stesse, quindi quella parte lì sta andando. Il prossimo capitolo sarà quello degli UTP, nel senso che se andiamo a guardare il valore netto in bilancio è superiore a quello degli NPL ad oggi, quindi quella sarà la nuova sfida. Su quello le banche stanno cominciando a ragionare, però forse siamo dove eravamo con gli NPL 3-4 anni fa, quindi direi che quello sarà uno degli argomenti interessanti da affrontare. Re del mercato è stato anche l'asset management, un comparto in crescita in cui tutti i player del settore stanno puntando per il futuro. È un settore che continua ad essere florido, in crescita, perché comunque il risparmio privato è uno degli elementi più forti, se vogliamo, dell'Italia anche in questo momento di turbolenza. Il risparmio privato è considerato da tripla A per l'Italia, per cui in particolar modo il segmento dei patrimoni più importanti continua ad essere un settore assolutamente in crescita.